Pronto? Pronto? Signora? Sì? Lei sotto c'ha una cantina? Come? C'ha una cantina sotto lei? Scusi, chi parla? No, sono l'amministratore. Ah, sì? Sì, c'ha una cantina? Tutti lei, ce l'abbiamo. Lei sotto c'ha una cantina? Sì? Ci sono i topi, signora. Ci sono topi? Ah, ci sono i topi, davvero. Abbiamo avuto Conoscendo diverse... il dottor Pacanini? Certo, certo, sono io. Come? Sì, sì, forse. Senta, ci sono i topi, signora. E come mai? Come mai? Saperle le cose. A volte cioè, sono quelle cose che non si sanno perché ci deve essere qualche buco da qualche Ora parte. Ora non la sento più. Signora? Sì? Mi sento? Ecco, ci sono i topi nelle cantine. Capisce? Ma in tutte? In tutte, perché entrano, escono, loro entrano anche da buchi piccolissimi, cioè c'è un'infestazione, ce ne sono milioni. E allora? Lei quant'è che non va in cantina, signora? Ma io non è tantissimo. Ecco. Però ci vado poco. Ma quando c'è andata non ha visto altre persone. Ma infatti una cosa di ieri sera che mi è stata segnalata, abbiamo mandato degli esperti, hanno guardato, è pieno. Si sono riprodotti in modo incredibile, signora. Ma solo nella mia? No, in tutte. Solo nella sua, perché... E allora come per quale fa? Motivo doveva essere solo nella sua? Purtroppo è tutto. Bisogna fare così, come io sto già parlando anche con tutti gli altri, no? Del condominio, sì. Di tutti quanti. Ecco, lei deve fare così perché ci siamo messi d'accordo. Ora loro sono in collegamento telefonico, tutti quanti, tutti insieme, no? Sì. Perché io ho fatto un collegamento telefonico. C'è un suono che i topi odiano, va bene? E che sentendo il quale scappano. Pronto? Sì. Allora è questo qui. Ora al mio tre, lei insieme a tutti gli altri, lei non li sentirà gli altri, ma noi sentiremo lei e i topi sentiranno tutto perché le vibrazioni le sentono moltissimo i topi. Lei deve fare così, E quando dove lo devo fare? Adesso al telefono, più lungo possibile. Io do l'ordine a tutto il casamento in questo momento, quindi anche gli altri lo faranno. Tutti a posto? Sì, anche lei, signora. Benissimo. Allora, attenzione al mio tre, 1, 2, 3, via! Signora? Sì. Mi sembrava, signora, sì. Ma Mario non mi ha detto niente. Mario non le ha detto niente? No? Ma Mario forse non lo sapeva ancora. Senta, signora, ci vuole un A più lungo possibile, anche agli altri, a tutti gli altri, tutti in coro. Lei li sente anche gli altri, immagino? Ma ci sono? Ci sono, lei li sente attraverso i muri che gli altri lo fanno, lo sentirà senz'altro, vero? Ecco, brava. Ecco, allora, al mio tre, un A lunghissimo, più lungo. Prenda fiato tanto. 1, 2, 3, via! Ancora! Tutti i topi scappano! Ancora stanno scappando! Vada! Ancora! Come squittiscono, scappano, sono scappati signora. Oh, meno male. No, perché lei ora le mancava un po', come le gira la testa, signora. A me? No, no. Meglio la testa che le palle, voglio dire, perché ora Sammy mi ci ha trovato il pelo perché andavo via, guardi. A pelo di topo, signora, o di topa. Senta, a questo punto giù c'ho uno in cantina che sta controllando la situazione, mi ha telefonato sul telefonino, mi ha detto, stanno scappando. Oh, meno male, guarda, meno male, perché io non ce l'ho mai vista in 15 anni. In 15 anni, però quello che non succede in 15 anni può succedere, può succedere in un minuto, perché sa com'è, magari, io credo che sia così, basta lasciare, che qualcuno abbia lasciato dentro una cantina un pezzettino di cacio o non lei, dico così in generale, un altro. E magari anche sono molto ghiotti di cioccolata,
Mai, mai. Qualcuno ci ha lasciato, che so, una barretta di cioccolata. Arriva uno, poi loro si trasmettono, capito, le informazioni. Certo. E arrivano tutti e poi ne fanno un luogo di... E poi cominciano a scacchicchiare da tutte le parti. Sa? Cioè, non è che siano animali cattivi, però so, è meglio per l'igiene, lei capisce? Certo, certo. Aspetti un attimo. Pronto? Sì? Ancora? Ce n'è ancora un centinaio? Ecco, beh, signora, sì? Faccio, anche voi tutti quanti nel casamento. Mi raccomando, è l'ultimo A, ecco, però bello lungo. 1, 2, 3. Via! Allora! 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 Oi oi! Basta così, signora, basta. Mi dicono che sono scappati tutti. Complimenti, lei ha tutto il casamento. E poi ne parlerete con i vicini. È stata veramente una bella azione. A questo punto abbiamo chiuso tutto si spera che non tornino. Se dovessero tornare, se lei vede dei topi o sente anche dei rumori in cantina così senza vedere niente, le fa si allontana. Senta, vabbè. Ora io vado via fino a lunedì o martedì, non importa. No, non importa, però faccia così anche oggi. A che ora va via lei oggi? Signora, vado via tra una tre quarti d'ora. Tra un tre quarti d'ora, ecco, vabbè, prima di andare via lo faccio un altro 2 o 3 volte, non importa che ci sia io, capito? Lo dirò anche agli altri. Va lo bene. Fa così magari un passo, anche se lei esce per le scale, non so, così, no? Sì. Quando esce, no? Esce, a che piano sta lei, signora? Io sto... come si chiama? C'è venuto lei in casa mia? No, ma non mi ricordo a che piano sta lei, signora. Ah, dunque si scende sulla sinistra al primo piano. Prima lei sta al primo piano. Vicino a Pasqui. Quando lei scende, lo faccia così anche un po' per le scale, va bene? Va quando bene. Poi tornerà, lo faccia un paio di volte così. Poi magari vada a vedere in cantina se non trova niente, va bene. Ma se sente un rumorino anche per mantenimento, per spaventarli, ogni tanto. Tanto signora lo faccia, tanto lo fanno anche gli altri, vedrà che gli altri cammineranno per le scale, va bene, un'ultima volta signora, un'ultima, 1, 2, 3. Grazie signora, lei è meravigliosa, buongiorno, arrivederci. Non c'è il soldazzo, stasera io mi ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa un... Ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...